Un buon sabato pomeriggio dallo stadio Domenico Mammoliti in Fonte Nuova, da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. E ben ritrovati per la seconda giornata, per la seconda partita, pardon, di questa prima giornata del girone A del secondo Memorial Davide Favetti, ad affrontarsi Vigor per Conti e Red Tigers, squadre allievi under 17. Invito Parravano, D'Alfonso, è uscito Pelli, attenzione perché la palla viene allontanata ma sui piedi di Ruperto, che prova in porta, il pallone è toccato contro il palo da D'Alfonso, che salva sul tentativo di Ruperto. Adamo ancora si muove bene tra le linee, riceve, poi affida a Forgione, anzi a Mancini. Tocco ancora per Adamo, vediamo se trova lui il cross, lo mette dentro, pallone spizzato da Cerno, poi la palla rimbalza pericolosamente in area di rigore, allora Parravano riesce ad essere servito adesso, il cross, poi attenzione alla rovesciata di Mbangue che si prende gli applausi del Mammoliti, grande coordinazione, non ha impattato però al meglio. Ancora Cavallini, terribili. D'Alfonso gira la palla da parte a parte, Pulcini servito dopo aver scambiato con Milana, è passato il numero 2, attenzione a Pulcini che alza la testa, mette dentro, Mbangue non riesce ad incrociare e a trovare il gol che avrebbe sbloccato la partita a 9 dall'intervallo. Bella azione della Vigor per Conti che sta crescendo con la prestazione, poi c'è un contatto in aria con Imo che duella con Terribili, adesso Red Tigers che hanno il campo per ripartire. Cicchetti, palla di ritorno per Duda, mette dentro Duda per Mohamed che però manda il pallone alto a 2 minuti dallo scadere. Mohamed non raccoglie l'invito di Duda e spara sopra la traversa, sentite il pubblico, la partita è bellissima. Scaduti i 45 minuti del primo tempo, vediamo quanto si gioca ancora. Pallone appoggiato dalle parti di Moretti che può prendere la mira e concludere. Altro palo colpito dai Red Tigers, poi la palla è ancora lì. Chiusura di D'Alfonso, altro tentativo. Pelli, incredibile, non si sblocca la partita nel minuto di recupero. Due circostanze differenti, ma nella stessa azione avevano murato la porta mantenendo il risultato sullo 0-0, immolandosi. Primo minuto di recupero se n'è andato, forse ha segnato qualcosina in più il direttore di gara. Qui Red Tigers che inseguono, palla allontanata in fallo laterale, duplice fischio, regna l'equilibrio all'intervallo, è 0-0, ma la partita decisamente non sarebbe da questo risultato. E Izziku, bella qui la girata di Cavallini, è il tempo di ragionare se lo è guadagnato, poi il pallone affidato per Adamo, pallone in fascia per Mancini, lato corto dell'area di rigore, punta ed entra in aria, Mancini alza la testa, mette dentro in realtà il suo tiro cross, la palla esce sul fondo, c'è stata una deviazione, forse ha parato Vassallo, nel caso sarebbe un miracolo. Comunque non arriva al terzo minuto del secondo tempo il vantaggio della Vigor, viene anticipato Russo, gestisce il numero 15, cambia il gioco, poi con la testa Parravano riproporre ancora per Adamo, il dribbling del numero 10 che crossa, poi spera che non viene allontanata a dovere, Russo allora la raccoglie, chiuso, poi attenzione all'opportunità, bella con Cavallini, risposta però di Vassallo attento sul suo palo, opportunità, si incarica della battuta Adamo, ma ancora una volta Vassallo si supera con il pugno, mette in calcio d'angolo sopra la traversa, non chiare ovviamente le sostituzioni, senza le segnalazioni penso sia uscito Terribili, comunque che non vedo più in campo al centro della difesa, il numero 5 Adamo, bel dribbling del numero 10 che sposta la palla sul mancino, arriva a concludere Adamo, ancora Vassallo a cancellare l'Eurogol al numero 10, poi il gioco è fermo,
Mamma mia, Vassallo, MVP. Su di lui Marozzi, ovviamente sarà calcio d'angolo. Mengue che ci sta provando, ci aveva provato anche con una rovesciata nel primo tempo. Non ha trovato però la precisione necessaria, la potenza necessaria. Ha trovato lo specchio centrale, Vassallo l'ha bloccato senza difficoltà. Intanto calcio d'angolo sulla testa di Angelini, sulla linea, si salvano ancora Red Tigers con Cavallini pronto sul punto di battuta. Sono saliti ancora i saltatori e ce ne sono tanti. La palla ancora sulla testa di Angelini, che si coordina nuovamente questa volta, però non riesce a schiacciare in porta. Bianco, bravo! C'ha l'occhio a palombella, capito? Eccolo. Ancora battuta nel cuore della di rigore, non allontana bene, attenzione, allora la possibilità. Oh! Dal direttore di gara, ancora 4 minuti prima del fischio finale. Attenzione perché la palla viene riconquistata da Mazzini. Conclusione da lontano contro la traversa che sputa il pallone dalle parti di Zipu sul tiro, se non ho visto male, di Cavallini. Questa volta in legno a dire di no alla Vigor. 1-2 in primo tempo The Tigers, sempre 0-0 nel primo dei 4 di recupero. Sale triplice fischio, guarda il cronometro, lascia ancora qualche istante. Mancini fa girare, allora forse qui si schiaccia il botto, direttore di gara. Infatti sì, 0-0 il risultato finale tra Vigor per Conti e The Tigers, è una partita che veramente ha regalato tante emozioni. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a domani per le altre partite della seconda edizione. In memoria Davide Favetti.